Ok, buongiorno squadra, questo video è super importante, quasi fondamentale ormai per chi fa e-commerce, dropshipping, tutte queste cose online, ovvero, e si apre anche per altri tipi di store, altri tipi di aziende, altri tipi di business online, ovvero come gestire le finanze. Un aspetto molte volte trascurato, perché molte volte appunto chi all'inizio, super giù, anche io, un errore che facevo banalmente anche io, mi concentravo subito magari su Facebook Ads, solamente su Facebook Ads, sui clienti, del design dello store e così via, mentre trascuravo appunto la parte finanziaria del mio e-commerce, ovvero non sapevo quanti soldi mi entravano, quanti soldi potevo spendere, quanti soldi dovevo pagare in tasse, quanti soldi appunto dovevo pagare in costi e così via. Estremamente importante, ti spiegherò tutto quello che ti riguarda, appunto, come fare, appunto, quali sono i vari conti che devi aprire, come gestire le finanze, i documenti che uso per appunto tutti i vari documenti su Excel che uso, ti farò vedere tutto qui, possiamo cominciare. Ti ricordo sempre che in descrizione c'è il link per entrare nel gruppo e-commerce public se ti interessa, è gratis, ci sono io, ci sono anche altre persone più bravini di me che ti possono aiutare nei tuoi dubbi e le tue domande. In più, nella sezione delle playlist c'è tutti i vari corsi gratis che ho fatto io e puoi vedere ormai le sai come funzionano queste cose. Ora concentriamoci solamente in questa parte qui. Cercherò di andare sempre il più veloce possibile per spiegarti tutto. In pratica, la prima cosa che ti voglio dire, molto importante questa, molte volte che trascuriamo, soprattutto io all'inizio, è di avere due conti separati. Ci ho fatto anche un video a riguardo sul conto migliore per il dropshipping, dove ti dicevo che appunto il conto aziendale migliore è quello di conto, ovvero questo di qua. Perché è importante avere due conti separati? Perché appunto tu sai che in un conto, quello aziendale, in quella appunto di conto, avrai tutte le spese, tutti i guadagni, diciamo, tutti il fatturato, tutti i guadagni alla fine, sì, riguardanti il tuo sito di e-commerce, il tuo store di e-commerce, mentre nel tuo conto bancario personale, quello del punto di Buddy, che ti farò vedere pure ora, avrai le tue spese personali, come appunto il cibo che compri, l'acquisto su Amazon che tu fai per te stesso e così via. Quindi spese separate, è estremamente importante avere cose separate così. Aziendali, spese personali, spese per guadagni personali con spese appunto e guadagni aziendali. Il conto migliore per le aziende ad oggi per cominciare ad essere flessibili è quello di conto. Non è sponsorizzato questo video, io lo uso personalmente questo conto e mi trovo benissimo. Costa 9 euro al mese, però appunto se 9 euro al mese alla fine non sono niente, se guadagni già 1000, 2000 euro al mese non sono nulla ed è fatto apposta per chi ha aziende online. Mentre quello personale ad oggi, oppure se tu magari ancora sei giovane, non hai un conto bancario, posso andare in banca, il tesoro un po' dire salve, io vorrei aprire un conto bancario per queste cose, che è un processo abbastanza lungo. Vai, scarichi su App Store, su Android, quello che è Buddy Bank, la carta di credito, appunto, è l'Unicredit, e ti hanno una carta di debito con l'applicazione. È proprio esattamente un conto bancario a canone zero, cioè non paghi nulla. Così che è gratis e poi ci sono vari cosi, quelli di 10 euro, 15 euro e così via, però quello gratis, cioè quello gratis ad oggi, è il conto personale che uso io ad oggi, per metterci tutti i soldi che vuoi, non ti preoccupare. Quindi questi due, avere diciamo questi due conti diversi, uno aziendale e uno personale, è estremamente importante. E poi aprire sono gratis, rendere conto che costano 9 euro, alla fine è gratis. Poi, molto importante, evita qualsiasi forma di debito, carte di credito e prestiti. La cosa più sbagliata che puoi fare è lanciare una tua azienda, specialmente uno store di e-commerce, quello che è, con dei prestiti, con i soldi che ti hai preso dalla banca o con i soldi che hai preso dalla carta di credito, che poi devi restituire con degli interessi. Questo perché? Perché lanciare uno store di e-commerce alla fine non ti costa, se ti costa 1000-2000 euro. Non lo fare, ok? Vai a lavorare, fai qualcosa per guadagnare dei soldi, risparmia, ok? Posso comprarti ogni mese fesserie, cose che non ti servono, risparmia con 200-300 euro in più al mese e poi dopo qualche mese, dopo un paio di mesi, riuscirai ad avere quei soldi messi da parte che puoi investire. Non fare prestiti, non fare, prendere debiti che soldi che poi devi restituire perché diventa tutto molto più difficile. All'inizio, soprattutto quando i margini sono molto bassi, restituire quei soldi è estremamente poi una seccatura, un ostacolo che ti appunto ti impedirà, come se fosse un bastone tra le ruote che ti farà rendere difficile tutto il procedimento. Quindi evita qualsiasi forma di debito. Poi, un'altra cosa molto importante che io trascuravo all'inizio, ovvero pensavo che tutti i soldi che mi entravano ogni giorno erano profitti e io potevo spendere. Magari all'inizio mi entravano, non so, 100 euro al giorno, 200 euro al giorno, e questo è un errore che fanno molte persone, lo vedo io. Pensano che ho guadagnato 200 euro al giorno. No, non hai guadagnato 200 euro al giorno, hai fatturato 200 euro al giorno. I guadagni sono molto di meno. Devi levare le tasse, che molte volte non vengono calcolate da quello che tu fatturi. Devi levare le tasse, devi levare i costi di spedizione, appunto di comprare il prodotto e così via, e poi devi levare tutti i vari costi dei software che tu usi, che sono per la fine sempre i minimi, però devi calcolarti questi profitti. Io spiego come fare, lo spiego poi nel mondo
ti farò vedere pure qui come fare. Però è estremamente importante che tu ogni giorno ti metti lì pure un lavorone, ti metti lì appunto a calcolare tutti questi vari soldi che ti entrano, quelli che puoi spendere e così via. Anche perché molte volte sbagliamo, cioè se tu ti entrano 200 euro oggi, tu pensi che quei 200 euro li potrai spendere tipo il giorno dopo in pubblicità. Non li puoi spendere, perché se li spendi in pubblicità magari poi appunto rimani senza soldi, non sai più cosa fare. Quindi è estremamente importante tenere sempre l'occhio a quello che puoi spendere, a quello che non puoi spendere, e mettere da parte tutti questi vari soldi per poi pagare le tasse in futuro. Poi le ultime due cose, andiamo molto veloci. Cioè, prima ti faccio dei Finum, così lo chiudiamo qua. Finum, dovrai fare le fatture elettroniche se tu con qualsiasi business online. L'ho provato tutti, ho provato Finum, ho provato tutti i vari software di fatture elettroniche, fanno tutti schifo tranne Finum. Finum è l'unico davvero che ha un design decente, fatto davvero bello, è fatto davvero bene e mi piace. Non penso ci sia ancora applicazione per App Store, io non ce l'ho, penso che non ci sia. Però appunto gli dà l'opzione di aprire. Qua appunto ti faccio vedere com'è super giù dentro, vediamo se lo fanno vedere. È super giù così, puoi fare la fattura estremamente facile usare, è facilissimo, ma ti faccio vedere. Ed è fatto davvero bene, nemmeno qua si è pagato, però appunto è quello che uso io, l'ho provato di tutti, costa davvero pochissimo, tipo 5 euro al mese, quindi non preoccuparti anche di questo. Ed è quello che ti consiglio io, perché appunto costa 5 euro al mese, sì. E puoi fare davvero tutte le cose che vuoi, davvero ben fatto, ti accorgerai subito che è fatto bene. E tra a breve metteranno, penso, pure l'opzione di aprire un conto aziendale con Finum. In Italia è ancora non uscita, però possiamo darci un occhio, ed è quello che uso io. Qua possiamo chiudere. E poi passiamo appunto al documento di gestione di finanze che trovo in descrizione. Ce ne sono due che ti lascio in descrizione. Uno un pochettino più semplice, questo di qua, profit and loss, ovvero conto profitti e perdite sarebbe. E poi appunto questo di qua che è un pochettino più difficile, ti spiegherò. Infatti cercherò di andare più velocemente possibile, un secondo. Ora partiamo da questo, che è un pochettino più facile. In pratica devi fare questo, come vedi è ogni mese. Mese 1, che magari sarà il mese iniziale, mese 2, mese 3. Puoi metterci, non so, parti a novembre e qui ci metterai novembre, ok? E poi qua cosa c'è? Ci sono, puoi vedere le spese totali e i profitti netti di ogni mese. Questo è utile da fare per appunto farti un'idea di quello che puoi fare. In pratica che succede? Succede che qua tu metti vendite, questo significa vendite, è in inglese purtroppo perché uso in inglese queste cose, però appunto traducilo ragazzi, non ho avuto tempo per tradurlo, fate voi, pensateci voi, ve li dico qua. Queste sono le vendite, magari hai fatto, non so, questo mese hai fatto 10.000 euro di vendite. Ok, hai fatto 10.000 euro di vendite e qua ci metti la percentuale che è del 100%. Mettiamoci, facciamo così, anzi, perché non l'avevo fatto, scusa, 100%. Ok, COG sarebbe in inglese cost of goods, sarebbe il costo dei prodotti più la spedizione. Questi prodotti quanto ti sono costati? Magari hai fatto 10.000, hai venduto, non so, tot prodotti e ti sono costati, non so, 20.000 euro compreso di spedizione, ok? Quindi ci hai messo, scusa, 2.000 euro sarebbe, no? 10.000, 2.000 euro, anzi è troppo poco 2.000 euro, mettiamoci 2.000 euro, dai, mettiamoci 2.000 euro, ti sono costati questi prodotti, più appunto spedizione, ti sono costati 2.000 euro, e qui ci metterai appunto 80, scusa, ci metterai il 20%. 2.000 euro, in questo caso è il 20% di 10.000. Poi gross profit sarebbero i profitti lordi, ok? Tu hai pagato 10.000, hai fatto 10.000, hai pagato subito 2.000 euro per le spedizioni e per i costi, sono rimasti 8.000 euro, in questo caso ci metti 8.000 euro, ok? Che sarebbe l'80%. Che ti è rimasto l'80%. Poi ci sono i costi che tu devi mettere. Qui naturalmente una cosa molto importante che vedi, non sono incluse le tasse, perché le tasse sono messe a parte. Tu potresti fare una cosa del genere, tipo fare così, inserisci una sotto e ci metti pure le tasse, che magari sono inizialmente al 15, 20, 25%, per metterci appunto alla fine pure le tasse, che sono le spese, che appunto posso mettere qua, taxes, ok? E lo metti in tutte. Quindi, ora hai 8.000 euro. Su 8.000 euro che tu hai guadagnato nettamente, anzi lordi, questi sono, devi levare i costi. Magari appunto ci ho messo tutto, ci ho messo Facebook Ads, Instagram Ads, Search Ads, Display, li ho messi un pochettino di tutti, perché magari può essere che tu li usi, può essere che non li usi, però magari non è detto che tu stia usando tutti questi. Magari stai facendo solamente Facebook Ads. Di 8.000 che tu hai guadagnato, ne hai spesi in Facebook Ads questo mese, non so, ne hai spesi...
1500, anzi ne hai spesi su 10.000, super giù, facciamo le cose bene, ne hai spesi 2500, ok? Questo significa che su da 8.000 tu te ne sono rimasti 5.500, perché se facciamo 5.500 più 2.500, scusami, qua ci va la percentuale, ti sono rimasti 5.500 euro ad oggi, dopo che tu hai speso appunto Facebook Ads. 2.500 di 8.000 saranno, non so, tipo il, facciamo finta, sarà tipo il 30%, non so bene super giù quant'è, perché non ho la calcolatrice qui non devo fare la forma, mi secca, super giù, comunque hai speso 2.500 euro. Ti rimangono ad oggi, per ora, in questo momento, 5.500 euro. Poi hai fatto, non so, hai fatto le fees, che sarebbero le commissioni che tu hai pagato a Stripe, sono, non so, 10.000 sono 500 euro, sono, vabbè, forse 10.000 sono, sì, super giù 300 euro. Ok? La percentuale ci metti, non so, il 3%, quello che è. E ti rimangono a questo punto 5.200 euro. Le applicazioni hai pagato, non so, tutte le applicazioni che trovi, Shopify, le varie applicazioni, hai pagato, le varie applicazioni e i software hai pagato 200 euro. E questo ci metti, non so, no, 3%, ok? E a questo punto sei rimasto con 5.000 euro, siamo. Shopify Plan sarebbe 30 euro, ok? Sarebbero 0,3%, puoi metterci qualcosa del genere. E siamo finta, vabbè, che siamo, non so, sempre 5.000 euro per facilità di calcolo. Poi, se tu hai un collaboratore, magari l'hai pagato, non so, 1.000 euro, al collaboratore gli hai dato, ok? Di 5.000 sono, non so, il 1.000 euro di 5.000, quanto sono? Sono il 20%, ok? Di 5.000. Dopodiché i 5.000 euro sono appunto quelle pre-tasse, i tuoi guadagni netti prima delle tasse. I 5.000 euro che tu hai fatto, devi pagare, non so, il 30%, faccio finta, paghi 2.000 euro di tasse. Ok, abbondiamo. Ti sono rimasti 2.000 euro, sono il 30% di tasse di tassazione. Ti sono rimasti, facciamo finta, qui, erano 5.000 meno 1.000, scusa, meno 1.000, ti rimangono 4, paghi 1.000 euro di tasse, anzi. Facciamo un pochettino di calcolo. Ok. Paghi 1.000 euro di tasse, eravamo a 4.000, a 4.000 meno 1.000 euro di tasse, super giù d'arrivo, ti rimangono, non so, 3.000 euro. Che sarebbe appunto un tot di un tasso di margine, di profitto del 30%, ok? Super giù è questo quello che ti rimane, i numeri sono questi. Significa che il margine di profitto è del 30%, ok, di quello che tu hai fatturato. E questo è estremamente importante per tenere ad occhio ogni mese. A fine di ogni mese tu lo devi fare in modo tale che vedi se ogni mese stai migliorando, se ogni mese il tuo tasso di margine di guadagno aumenta oppure no. In più, devi tenere sempre ad occhio le spese, se le spese aumentano oppure no. In teoria, più tu guadagni, più fatturi, più spese hai, perché ovviamente li ingrandisci, però devi stare anche attento al profitto netto. Se le spese aumentano e il profitto netto diminuisce, vuol dire che il margine di guadagno si sta abbassando e non va bene, devi cercare di aggiustare qualcosa, quindi o di aumentare il fatturato oppure di abbassare le spese. Questo è il conto profitti e perdite che puoi fare, trovi in descrizione. È un pochettino complicato per le percentuali, però alla fine devi darti anche un pochettino da fare. Io non ho avuto tempo di mettere tutte le formule, di fare appunto le traduzioni e così via. Confido in te. Poi invece questo è un pochettino più complicato. Le puoi fare tutte e due, a tuo avviso. L'ideale sarebbe quello che faccio io, le faccio tutte e due, ok? Quello, il conto profitti e perdite, è più adatto solo per l'e-commerce. Se tu non hai un sito di e-commerce, magari qualcos'altro, magari non so, appunto un'azienda di qualsiasi altro tipo, puoi fare solamente questo. Faccio finta che tu hai due prodotti prima di tutto. Questo è anche in inglese, poi ti faccio vedere com'è. C'è la sezione cash flows per vedere i soldi che entrano ed escono, la sezione income che sarebbe dei guadagni, la sezione expenses, ovvero la sezione quella appunto delle spese. Partiamo con la sezione cash flows. Qua magari hai due prodotti, hai il prodotto unico che può essere magari il prodotto principale del tuo sito di e-commerce e il prodotto secondario che magari può essere un upsell, ok?
E qui, come vedi, per ogni mese, gennaio, febbraio, marzo e così via, ci sono due sezioni, ovvero quello che tu ti aspetti, che farai compilare a inizio mese, ovvero quello che tu pensi succederà, e invece poi quello che succede, che farai a fine mese. Questo cosa serve? Serve che magari all'inizio tu pensi che magari farai, non so, 1000 vendite, poi ne fai, non so, 200, quindi non sei molto bravo a capire quello che succederà a fine mese. A poco ti renderai conto che sarai sempre più bravo a prevedere quello che succederà, perché comincerai a conoscere quello che è il tuo business e comincerai a capire le finanze quali sono. In questo modo arriverà un punto in cui tu sai esattamente che magari inizio mese tu prevedi che avrai 1000 vendite, a fine mese ne avrai, non so, 1100 oppure 950, quindi ti avvicini molto alle tue previsioni. In modo tale che se tu devi fare un acquisto inizio mese, poi devi prevedere perché devi fare, non so, un investimento, sai già a fine mese quanti soldi super giù guadagni, quindi sarà molto più facile prevedere quello che succede. In pratica 6 saranno le vendite, quindi quante vendite fai di questo prodotto? Penso di fare 1000 vendite di questo prodotto. Faccio finta il revenue sempre fatturato, il prodotto costa 30 euro, ci faccio 30.000 euro di fatturato. Ok, questo è quello che prevedo. Invece quello che succede poi sono, magari vendo, non so, se ne vendo 500, ok? E il revenue sarebbe i 30, 500 per 30 sarebbe 15.000. Ok, per il prodotto 2 faccio lo stesso, magari appunto pensavo di vendere come upsell, pensavo di vendere 200 per un totale di, magari costa 20 euro, per un totale di 4.000 euro, ok, invece ne vendo 100, l'upsell costa 20 euro, per un totale di 2.000 euro, ok, automaticamente qui rispunta quanto fatturo. Perfetto, aggiustato in tutto, tu appunto, quello, il fatturato, quello tuo è di 30, quello che ti aspettavi è di 34.000, invece quello attuale è solo di 17.000. Poi qui la stessa cosa succede per le spese, ovvero faccio finta Office Expense, quello che ti sarebbero appunto il wifi che tu paghi, l'affitto e così via, tutto quello che riguarda l'ufficio, ci metti, non so, quello che ti aspettavi erano di 2.000 euro, ok? Invece quello attuale sono 2.500 euro. Ok, per lo staff, magari dei collaboratori, ti aspettavi, non so, 1000 euro, perché beh, questo è molto facile da dire, da fare, e poi quello che succede sono 1000 euro. Software sarebbe tutte le varie applicazioni, tutte le varie software che tu usi, magari appunto ti aspettavi 300, invece ne hai speso un pochettino di più perché hai usato un altro software, sono 350. Advertising sarebbe quello che tu spendi in pubblicità, magari hai speso, non so, 2000 euro. Invece poi ne spesi, non so, 2.500. E in più altre spese, non so, altre spese di qualsiasi tipo, ci puoi mettere quello che tu vuoi. In più quanto è speso? Qui è speso 5.300 euro, invece ti aspettai di spendere 5.300 euro, invece ne spesi 6.350. Qui dice anche il net cash flow sarebbe quello che ti è rimasto, quindi 17.000 meno 6.350, sono rimasti 10.000 euro, meno poi appunto tu sei partito con 0 euro nel conto bancario, dovrai avere 10.350 euro. Se invece il mese successivo tu qua ci metterai appunto che partirai con 10.350 euro più quello che tu guadagnerai, in modo tale che tu avrai sempre a disposizione quello che tu c'è scritto qui, deve corrispondere con quello che hai in banca. Nelle sezioni qui è la stessa identica cosa, che poi sono i dati che tu riporterai qui. Sarebbero appunto quello che tu guadagni, non so, il mese guadagnato, prodotto 1, prodotto numero 1, ok? Ne ha venduti, non so, 1, ne ha venduti appunto 1 per un totale di 40 euro, ok? Poi ha venduto un altro prodotto 1. Ok, 6 pochi acquisti. Invece hai tanti acquisti, cosa puoi fare? Prodotto 1, tu per, non so, 1000 vendite ci metti appunto un totale di 40.000. Ok? In modo tale che tutte queste di qua le puoi anche cancellare di base solamente. In base ai prodotti che hai, diciamo, te lo fai tu, in modo tale da semplificarti il lavoro. E qui dice anche tutto quello che tu hai fatturato. Questo numero poi deve risultare, deve essere uguale a questo numero di qua. Okay? Io in questo caso ho fatto diverso perché appunto ho messo numeri diversi. La stessa cosa per le spese, tu qui ogni mese, c'è gennaio, c'è febbraio, ogni mese metti appunto office expense, non so, ci metti wifi, ci metti, non so, 40 euro, poi ci metti
affitto. E qui ci metti, non so, 1000 euro. E così via. E qui ti calcola appunto il totale è 1040 euro. Il totale di tutti è 1040. Facciamo finita e qua ci metti, non so, VA, customer support, customer support. Vabbè, ci mettiamo così. Il costo è di 800 euro. Ok? Il totale è qui 800 e poi ti calcola 1040 più 800, 1840 euro. Questo numero deve essere uguale, ovvero a... sarebbe questo numero di qua, quindi devono essere uguali questi due numeri, perché appunto, diciamo, questo gli serve per confrontare le cose e fare le cose davvero giuste. Un pochettino sempre lavoro in più che devi fare, però è estremamente importante per avere un occhio alle finanze. Lo devi fare sempre, lo devi fare ogni mese, ogni volta che fai una vendita a fine giornata, vai qui, metti oggi ho fatto, non so, tot vendite, e li metti qui quanto hai guadagnato. Oggi ho speso tot soldi, e li metti qui, ho speso, non so, 50 euro in un software, in un nuovo coso, e ci metti qui tutto quello che tu spendi. Estremamente importante sia questo sia l'altro. L'altro spreadsheet che sarebbe il conto profitti e perdite. Detto questo, questi due documenti li trovi in descrizione. Spero ovviamente che il video ti sia piaciuto, ti sia stato utile. E noi ci vediamo. Anzi, non ci vediamo, devo fare la conclusione, scusami, sono anche stanco. Metti i pezzi se ti è piaciuto il video, iscriviti, fammi sapere nei commenti appunto cosa ne pensi di questa cosa, appunto poi che consiglio riguardo a quello che ho fatto io. In descrizione trovi tutti i vari link per entrare nel mio corso Facebook Ads, nel gruppo e così via. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye. Thank you.